Col dottor Nicola Negri direi di fare un focus sull'Abruzzo perché in tema di prevenzione e sicurezza bisognerà fare ancora molto, no? Assolutamente sì. E soprattutto parlano chiaro i dati che rileviamo ogni anno. Nel 2021 ci sono stati 43 morti sul lavoro. Di questi 43, 15 sono morti da infezione da Covid. Anche nel 2020 noi avevamo registrato 45 morti, di cui 13 da Covid. Quindi abbiamo dedotto che il Covid anche a livello nazionale ha inciso per circa un terzo sugli infortuni mortali. E quindi c'è da dire che nel nostro paese, anche nella nostra regione, anche durante il lockdown, anche durante la chiusura delle attività produttive nel 2020 e 2021, i lavoratori hanno continuato a morire per rischi tradizionali, quindi cadute dall'alto, incidenti in itinere, in occasione di lavoro. Situazione dunque critica, direi, no? Quali possono essere le soluzioni? Ma le soluzioni, una soluzione che ha messo proprio in campo in questi giorni l'INAIL sono 145 milioni a livello nazionale per la formazione dei lavoratori, degli RLS, degli RSPP, e ci sono anche, questa torta è stata divisa fra le regioni e a noi ci sono finanziamenti per oltre 500.000 euro. Io spero che sindacati, enti di formazione, università colgano questa occasione per fare formazione ai lavoratori. Ma questa potrebbe essere la soluzione? Sicuramente sì, tuttavia ribadisco che ci vogliono controlli, più controlli per, specialmente nei cantieri dell'edilizia, dove è molto facile che il rischio sia lì in agguato.